Buongiorno, oggi prepareremo i cannelloni ricotta e spinaci. Ci occorrono per la besciamella 1 litro di latte, 100 g di farina, 100 g di burro, noce moscata quanto basta, sale quanto basta. Poi ci occorreranno invece per il ripieno 1 chilo di spinaci, 500 g di ricotta, sale, 150 g di formaggio grattugiato e pasta filata tipo galbanino o se preferite una scamorza. Siete pronti? Cominciamo subito a preparare la besciamella. Allora, per prima cosa prepariamo la besciamella. Quindi mettiamo la farina in un pentolino e aggiungiamo il latte poco per volta, mi raccomando. Giriamo con una frusta in modo da sciogliere tutti i grumi e poi via via aggiungeremo un altro pochino di latte fino a completare la quantità richiesta dalla nostra ricetta. So che ci sono delle ricette classiche che prevedono di fare il roux, quindi di sciogliere il burro sul fuoco e quindi poi di aggiungere la farina tutta ad un colpo. Io però faccio questo metodo mio personale e devo dire che mi permette di avere sempre una besciamella senza grumi, quindi se vi va seguite pure il mio metodo, altrimenti fate pure quello classico, sta a voi, alla vostra discrezione. Bene, a questo punto possiamo mettere sul fuoco, aggiungo il sale, mescolo bene e porto a bollore, sempre mescolando. Aggiungiamo anche un po' di noce moscata. La quantità la deciderete voi in base ai vostri gusti. A me la noce moscata piace tantissimo. Come vedete, la besciamella si è addensata. E a questo punto spengo il fuoco e aggiungo il burro e mescolo fino a quando non si scioglie bene. Ho bollito per circa 10 minuti gli spinaci in acqua salata, dopodiché li ho strizzati bene. Adesso li sminuzzo con un coltello. Mi raccomando, non dovete macinarli con il mixer, altrimenti in pratica gli spinaci finiranno per arrotolarsi intorno alle lame, quindi è molto meglio tritarli grossolanamente con il coltello. Adesso aggiungo 2 uova intere. Mi raccomando, dopo che sgusciate le uova, lavatevi bene le mani, perché le uova contengono sempre dei germi. Aggiungo quindi anche il formaggio, questo è il grana padano che a me piace molto, però se a voi piace un altro tipo di formaggio, come volete voi. Aggiungo anche la ricotta. Il sale e adesso invece impasto tutto con le mani, ho messo i guanti. Ecco, questo è il risultato. Metto tutto dentro una sacca a posce, così riuscirò a far velocizzare il mio lavoro. Davvero provate con la sacca a posce, vedrete quanto è veloce a riempire tutti i cannelloni. Quindi prendiamo una bella pirofila, io uso questa qui in Pyrex. E quindi passo il burro in maniera tale che non si attacchino al fondo. Adesso metto un goccino di besciamella sul fondo. Guardate com'è bella, liscia e cremosa.
Quindi facciamo uno strato di besciamella e dopodiché metteremo i cannelloni farciti. Avete visto com'è semplice? Non ci vuole davvero nulla. Questi sacchi à poche io li ho comprati al supermercato e sono della marca Cookie, costano davvero pochissimo, tipo 1,50 euro e dentro ce ne sono una decina. Ma ne vale davvero davvero la pena. Io ricordo una volta, diversi anni fa, tanti anni fa, usavamo farli con il cucchiaio addirittura e con il cucchiaino ci voleva un sacco di tempo. Da notare che non dovete farli strapieni, dovete sempre lasciare diciamo un centimetro o due centimetri di spazio, altrimenti sapete cosa succede? Durante la cottura uscirà tutto fuori e quindi non è molto carino, quindi non riempiteli tutti. A me piacciono tanto anche con la carne. Però ho voluto fare questa ricetta perché so che ci sono tanti vegetariani che seguono i miei video e a me fa molto piacere proporre anche queste ricette con la verdura. Bene, stiamo giungendo alla fine. Un altro pochino di pazienza, mi raccomando. Ecco, adesso sto grattugiando il galbanino. Questo è circa a metà. Quindi credo che saranno tipo un 150 grammi, 160 grammi, non di più. La metto sopra i cannelloni e al di sotto quindi della besciamella, perché altrimenti la provola finirà per bruciarsi. Invece così non si brucia. Se non siete vegetariani, potete anche provarli con un po' di speck, prendono davvero un sapore particolare. Però così sono più leggeri, dai. Ecco qui una bella spolverizzata di grana padano grattugiato e siamo pronti per andare in forno. Aggiungo circa un mezzo bicchiere di acqua
Mi raccomando, nei bordi, non sopra la besciamella direttamente, in modo da mantenere un po' di umidità. Poi teniamo sempre sotto d'occhio, quindi, il forno, in modo da verificare se non si asciugano troppo. E se necessario possiamo aggiungere un altro goccino d'acqua. Eccoli qua, i cannelloni sono pronti. Li dovete infornare per circa un 25 minuti a 190-200 gradi. Facciamo 200 gradi, però mi raccomando, fate attenzione, non li dimenticate in forno perché potrebbero bruciarsi. Come vi sembrano? Vi piacciono? Adesso faremo la prova assaggio. Come al solito, ormai mi conoscete. Beh, sono veramente buoni, buoni, buoni. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi va, lasciatemi un like. Se non siete iscritti e vi va di sostenermi, iscrivetevi al mio canale, mi farebbe un sacco piacere, lo sapete. Io vi auguro un buon pranzo o una buona cena. Vi mando un bacione e ci vediamo presto alla prossima video ricetta. Per qualsiasi richiesta scrivetemi un commento. Baci, ciao ciao! Kiss!